Bentornati ragazzi, mi vedete vestita allo stesso modo perché faccio due video. E questa è la review di un altro libro che mamma mia mi è piaciuto tantissimo. È Multiversum di Leonardo Patrignani e l'ho adorato. A parte che la copertina ragazzi, che cos'è? Che cos'è? È bellissima. Cioè è bellissima, vabbè. E allora praticamente questo libro gli do un 9 come voto perché è veramente bello. Parla di due ragazzi che fin da piccoli si sono conosciuti ma non si ricordano di essersi conosciuti. Si ritrovano per modo di dire all'età di 16 anni perché loro parlano tramite la mente. Sono, non mi ricordo come si dice la parola, però telepatici, ecco. E niente, quindi sono telepatici, si ritrovano a parlarsi a 16 anni, ma non si ricordano di quando erano piccoli. Per quale motivo? Perché Alex è stato gli è stata diagnosticata una malattia e in verità non ce l'ha questa malattia, e gli hanno fatto fare i suoi genitori delle cure mediche, degli elettroshock, lui non si ricorda niente. E praticamente cosa succede? C'è una meteorite che si sta per schiantare contro la Terra. E c'è questo cartomante che li insegue dicendo: dovete trovare memoria. Loro non sanno cos'è sta memoria, perché alla fine sono praticamente, si parlano telepaticamente, ma sono in due multiversum. Cosa vuol dire? Che non c'è il mondo in cui stiamo vivendo adesso solamente. C'è un mondo in cui io magari sono youtuber e c'è un mondo in cui io non sono youtuber, non conosco magari neanche YouTube. Ci sono diverse strade in ogni mondo. E loro due sono in due mondi diversi, riescono ad incontrarsi e c'è questo appunto cartomante che li insegue dicendo che devono trovare memoria, ma loro non hanno idea di cos'è memoria. Alla fine si scopre che loro dovevano salvare la Terra, ma non riescono a salvarla, la Terra. Loro si lanciano dentro l'oceano e cosa succede? Che loro riescono a trovare memoria semplicemente stando insieme e ricordandosi le cose passate. Quando si, diciamo, svegliano, sono nelle loro camere, nello stesso mondo, con i suoi, i loro genitori, i loro amici, perché loro si ricordano, non so, io mi ricordo come è fatta mia mamma, mi ricordo come è fatto mio papà, mi ricordo come è la mia migliore amica, il mio migliore amico, quindi io ho la memoria per ricordarmi queste cose. Infatti a un certo punto c'è un casino, vogliono entrarci e non riescono ad entrarci perché dopo il casino è tutto bianco, non c'è più niente, non c'è più il mondo. Praticamente loro tramite la loro memoria si sono costruiti il loro mondo e il mondo va avanti così, con loro che ricordano solo le cose che hanno fatto, solo le cose che hanno visto prima che la meteorite si schiantasse contro la Terra e solo le cose che insomma hanno provato, hanno fatto insieme ma anche non insieme, e quindi vivono qua. Comunque diciamo che alla fine si lascia un po' in suspense perché c'è il suo migliore amico di Alex che è il protagonista e Jenny è la protagonista femminile. Il migliore amico si chiama Simon ed è un genio e finisce dicendo: non dobbiamo aspettare oltre, tipo una cosa del genere, adesso guardo se la trovo. Dice: forza ragazzi, usciamo da questa gabbia, perché praticamente visto che lì c'è Simon che è un genio, molto probabilmente riusciranno a ricostruire il mondo, forse te lo fanno capire, cioè ti fanno... È una di quelle storie che odio da una parte perché mi fa inventare a me il finale e io odio. Cioè io voglio sapere com'è il finale dall'autore, non da me. Vabbè, io questo libro l'ho amato ragazzi, dovete assolutamente leggerlo. E vi mando tanti baci, prossimo video, ciao!